Bentornati amici delle bombe di Vlad sul nostro canale YouTube per la nostra rubrica Analisi di mercato, sempre in mia compagnia e del nostro carissimo Conte Vlad. Oggi è il momento di analizzare uno dei mercati più interessanti e soprattutto uno dei mercati migliori di questa Serie A, ovvero quello dell'Inter. Dopo aver analizzato nell'ultimo episodio quello della Lazio Verona, questa volta tocca all'Inter. Ma partiamo subito perché anche la campagna tra acquisti e cessioni dell'Inter è stata abbastanza lunga. Partiamo come nostro solito dagli acquisti. Il primo acquisto di cui parleremo ovviamente è Romelu Lukaku, arrivato direttamente dal Manchester United per 65 milioni. Altro giocatore che arriva dallo United è Alexis Sanchez in prestito secco, ma alla fine del prestito le due parti tratteranno nuovamente per un acquisto a titolo definitivo. Successivamente abbiamo Godin, altro acquisto d'oro eccellente, che arriva a parametro zero dall'Atletico Madrid. Poi abbiamo Biraghi dalla Fiorentina in prestito più diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Successivamente abbiamo Barella, 12 milioni di prestito oneroso più 25 di obbligo di riscatto più eventuali bonus che portano comunque intorno ai 50 milioni di euro. Successivamente invece abbiamo Sensi che arriva dal Sassuolo in prestito oneroso fissato a 5 milioni più un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Dal Sassuolo è stato riscattato anche Politano per 20 milioni di euro, ma l'Inter ha comprato anche Lazaro dall'Hertha per 22 milioni di euro. Radu dal Genoa è stato riscattato dall'Inter per 12 milioni di euro dopo essere stato riscattato ovviamente dal Genoa per 8 milioni ed è rimasto in prestito al Genoa. L'Inter ha riscattato anche Salcedo dal Genoa, Brazao dal Parma per 6 milioni e mezzo, ha comprato Agumé dal Sochaux per 4,5 milioni, poi Esposito arriva direttamente dalla Primavera e Di Marco invece torna dal Parma dopo un prestito. Adesso invece andiamo a vedere subito quali sono state le cessioni da parte dell'Inter. La prima, una delle plusvalenze più importanti, è quella di Van Aanholt, che è passato allo Standard Liegi per 12,6 milioni di euro. Successivamente abbiamo la cessione di Puskas al Reading per 8 milioni di euro, Icardi al Paris Saint-Germain per un prestito oneroso fissato a 5 milioni di euro, più un diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro. Poi abbiamo Adorante che passa al Parma per 5 milioni di euro, Perisic che passa al Bayern in prestito oneroso fissato a 5 milioni di euro, più un diritto di riscatto invece fissato a 20 milioni di euro. Sala passa al Sassuolo per 5 milioni di euro, Rizzo al Genoa per 2 milioni e mezzo, Ansaldi riscattato dal Torino anche lui per 2 milioni e mezzo, Manai all'Albacete per 2 milioni, ma l'Inter avrà comunque il diritto di ricompra. Gravillon passa al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni di euro, Caramo al Parma in prestito più obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro, ma l'Inter avrà il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Miranda invece passa allo Jiangsu Suning a parametro zero, João Mario passa al Lokomotiv in prestito più diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro, Radu passa in prestito secco al Genoa, così come anche Longo che passa in prestito secco alla Corugna, anche Salcedo passa in prestito al Genoa, Nainggolan anche lui passa in prestito secco al Cagliari, Pinamonti prestito più obbligo di riscatto fissato a 18 milioni al Genoa, Dalbert alla Fiorentina in prestito secco, poi anche Brazao all'Albacete in prestito secco. Poi invece tre calciatori che sono andati via perché è finito il loro prestito all'Inter, ovvero Keita che è tornato al Monaco, Versalico che è tornato all'Atletico Madrid e Suarez che è tornato al Southampton. Questo quindi è stata la campagna acquisti e cessioni dell'Inter in quest'estate, una campagna comunque interessantissima alla quale adesso daremo un voto. Il voto di cui ne abbiamo parlato tra l'altro anche in live, che ci sentiamo di dare a questo grandissimo mercato dell'Inter è un 9, non un 10, nonostante il mercato stellare, perché comunque Conte fondamentalmente ha avuto tutti i giocatori che aveva richiesto, quindi da Lukaku a Sanchez a Biraghi, è riuscito comunque a formare una rosa molto completa. Ma nonostante ciò manca un piccolo tassello. Tutti i reparti sono stati ecco, risolti in modo preciso e perfetto, ma manca comunque il vero sostituto di Romelu Lukaku. Qualora insomma Lukaku dovesse tornare ecco, dalla nazionale o comunque Conte dovesse decidere di farlo riposare per una specie di turnover, non ha comunque un vero e proprio sostituto. È vero che all'occorrenza potrebbe giocare anche Lautaro, affiancato da uno tra Sanchez e Politano, ma non c'è comunque un sostituto effettivo di Romelu Lukaku. Non a caso anche l'acquisto di cui si era tanto pensato, ovvero quello di Edin Dzeko, serviva sicuramente soprattutto a quello. Ma a
Alla fine il bosniaco ha deciso di rinnovare con la Roma e quindi è sfumato quell'acquisto. Sfumò anche il passaggio di Fernando Llorente, che poi decise di andare al Napoli. Quindi il voto che diamo al mercato dell'Inter però è un ottimo 9. È un mercato comunque sotto tutti gli aspetti veramente interessante. Andiamo invece adesso ad analizzare l'assetto tattico che può scaturire da questo mercato al ritorno dalla sosta delle nazionali. In porto ovviamente dovremmo vedere Handanovic, la formazione che bene o male potremmo rivedere è sempre la stessa, quella con D'Ambrosio, Ranocchia e Skriniar nel 3-5-2, Candreva, Vesino, Brozovic, Sensi e Asamoah e Lukaku e Lautaro in attacco. Quindi non dovrebbero esserci degli grandi stravolgimenti nella formazione, ma con il ritorno anche da parte di De Vrij, che ha cominciato anche lui ad allenarsi in gruppo, potremmo quindi vedere De Vrij al posto di Ranocchia, ma così come potremmo magari vedere anche partire titolare Godin. Questo magari non subito dalla sosta delle nazionali, forse successivamente. Al posto di Lautaro, quindi potremmo vedere anche entrare, quindi dalla panchina potremmo vedere subentrare Alexis Sanchez, ma non ancora titolare. Lo stesso discorso vale anche per Lazzaro, che non dovremmo vedere, e anche per Bilaghi, che non dovremmo vedere subito partire titolari. Potremmo invece vedere partire titolare chi? Barella al posto di uno tra Vesino e Brozovic. Nel caso in cui Vesino dovesse giocare centrale e Brozovic quindi un po' come mezzala, potremmo vedere Barella al posto di Brozovic, mentre nel caso appunto in cui Brozovic dovesse giocare centrale, potremmo vedere Barella al posto di Vesino. Quindi questo insomma è l'assetto tattico che scaturisce dall'Inter. Abbiamo parlato del mercato, abbiamo dato anche un voto. Noi ci vediamo domani sempre al solito orario. Nel frattempo vi invito a lasciare un like, un commento, ad iscrivervi al nostro canale YouTube ed attivare le notifiche per rimanere aggiornati costantemente sui nostri video. Vi invito a lasciare un like alla nostra pagina Facebook, a seguirci su Twitter, Instagram e su Telegram, dove riporteremo articolo per articolo. Noi però ci vediamo domani, sempre in mia compagnia, del nostro carissimo Conte Vlad. Se volete ottenere il 75% di sconto per Amazon Prime, Netflix, Apple Music, Spotify e tanto altro, ed avere anche 2,50 € in regalo, cliccate sul link di Together Price in descrizione.